Scafatese che pareggia soffrendo, sciupando ma senza mai smarrirsi, non si cambia anche contro il Barletta. Esposito vuole chiudere la doppietta casalinga con 4 punti e l'infermeria vuole aiutarlo. Luca Martone infatti è finalmente in campo supportato da Pignata con Sifonetti esterno sinistro nei 4 di centrocampo. Per Sciani Manico invece la formazione al gran completo è rimandata, data da destinarsi soprattutto in attacco. Le assenze di Kois e Cagianelli lanciano Shiba e Benjamin in compagnia del solito Fanasca. L'ex Sant'Antonio Abate prova a dare subito un senso alla partita e al suo torneo al minuto 6 quando mette lo zampino su cross di Colella. Il campionato di Sifonetti invece era già cominciato domenica scorsa. Minuto 9, Pignatta verticalizza, Sifonetti penetra, cambia piede ma non inquadra. Prendono benissimo le misure Corsale e Matinella. Minuto 12, terzo corner canarino, Sifo appoggia a Corsale che non ricambia, si gira su se stesso e spedisce un pallone con su scritto segnami sulla fronte di Matinella. Prima gol dell'ex Igea Virtus e Scafatese che si conferma spietata sui tiri da fermo. Il match si addormenta per oltre 20 minuti finché l'asse Pignatta Sifonetti al 36esimo non decide di far suonare la sveglia. De Masi con i piedi la spegne, così come 10 minuti dopo si spegne il primo tempo. Nella presa Sciani Manico osa inserendo la punta Infantino per Manganaro e qualcosa comincia a muoversi. Minuto 9, Fanasca semina il panico sull'auto destro e sforna un assist tagliatissimo per Benjamin, sventato dall'uscita tempestiva di De Felice. Incapace di archiviare il match, la Scafatese soffre. Al 19esimo Fanasca stavolta trova Infantino che gira però alto. Al 24esimo finisce la partita di un positivo Martone ed inizia quella di Nunziata, il quale va ad infoltire il centrocampo lasciando in attacco il solo Pignatta. L'argentino getta la spugna, vittima dei crampi, al minuto 39 e al suo posto entra Ramaglia. L'ingegnere prova ad applicare subito il suo sigillo al 41esimo ma non riesce a tesaurizzare il passaggio di Sifonetti, il quale si conferma, come gli altri centrocampisti canarini, il migliore in campo di questa Scafatese in versione vita da mediano, perché per salvarsi bisogna vincere